un nuovo caso che sta facendo molto discutere dopo la denuncia che Asia Argento avrebbe fatto pubblicamente dicendo che avrebbe ricevuto attenzioni piuttosto forti da parte di Harvey Weinstein. Ecco che una nuova donna, la quarta nella fattispecie concreta, di nome Mimi Haley, accusa fermamente il famoso produttore cinematografico di stupro. Avrebbe rivelato durante una conferenza stampa a New York da parte del suo avvocato di nome Gloria. La donna, vi ricordo, che sarebbe un ex assistente della produzione di Weinstein, avrebbe raccontato di essere stata aggredita a livello sessuale dall'ex re di Hollywood. Dopo i suoi ripetuti rifiuti, i fatti risalirebbero al 2006, quando 20 anni fa, aveva 20 anni di età. La donna avrebbe raccontato che Weinstein l'avrebbe aggredita in quella che era una camera d'albergo da bambini nel suo appartamento di New York e l'avrebbe obbligata a subire un rapporto orale mentre aveva il ciclo. Nessun commento da parte dei rappresentanti di Weinstein, che in precedenza però avevano negato ogni addebito e ogni tipo di incontro sessuale di tipo non consensuale. Questo sarebbe quanto. Dunque, Mimi Haley incastra nuovamente l'ex produttore di Hollywood, Harvey Weinstein, avrebbe fatto sapere che avrebbe avuto questo rapporto orale con lui. Grazie, il video termina qua. Ripeto, un saluto. Non so se questa cosa ovviamente è vera oppure no, però la donna fa sapere che avrebbe dovuto subire questo rapporto orale con Harvey Weinstein, il re di Hollywood.